Nel corso delle ore diventa sempre più chiara la situazione. Gli interventi impegnano i soccorritori in alto, a Pescara del Tronto. L'impossibilità di avvicinarsi con i mezzi richiede l'utilizzo di attrezzatura specifica che viene richiesta nella mattinata. Intanto si utilizzano corde, picconi e scarpe antiscivolo. Non si può perdere tempo. Ci sono gli elicotteri che si abbassano. Cosa significa? Probabilmente è stata recuperata una persona, suppongo viva, essendo stata tirata su un... Il verricello dell'elicottero del 118, era già sceso l'operatore, sotto ci sono squadre che stanno lavorando per proprio tirar fuori persone vive, noi siamo lì per tirar fuori le persone vive, assolutamente è questo il discorso. Evidentemente è stato portato con l'elicottero, salito a bordo perché sicuramente c'è speranza di salvare la persona che è stata tirata su. In che condizioni si interviene? È complicato? Ho già detto ai vostri colleghi, le immagini dicono tutto. Questa striscia che è stata messa per delimitare la zona rossa è proprio per evitare che chiunque possa scendere, perché non ci sono condizioni di sicurezza. Si può intervenire? Abbiamo visto passare ruspe, però a vedere così non sembra possibile. Al momento ancora è una fase in cui lavoriamo con le mani, scavando con le mani, perché fino a che c'è speranza, lo ribadisco, perché è quella di tirar fuori qualcuno di vivo, non possiamo rischiare di prenderlo con strumentazioni o con pale meccaniche, per cui con le strumentazioni di cui siamo in dotazione, con i nostri geofoni, con i nostri nuclei cinofili, con tutto ciò che stiamo riuscendo a mettere in campo, fino a che riusciamo a sentire una voce, un sibilo, lavoriamo solo ed esclusivamente con le mani. Giunge la notizia dell'arrivo della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che si trovava nelle Marche in visita ai suoi parenti. La Protezione Civile della Regione Marche la conduce fino al cuore del sisma. Visita le case distrutte, vede le strade franate, avvicina gli anziani fermi con le coperte. Mentre si trova a Pescara del Tronto arriva una nuova scossa di forte intensità, così forte che in basso, al campo base allestito per le emergenze, si sentono le grida dei presenti. Finita la ricognizione dell'area, Laura Boldrini lancia un appello per facilitare i soccorsi. Gente che è ferita, che ha perso gli affetti, ha perso la casa, e poi la cosa più angosciante è che noi non sappiamo quante delle persone sono ancora là sotto, perché non sappiamo chi c'era, in quanto una parte di questi abitanti non risiedeva abitualmente qua, ma sono abitanti di Roma, che vengono qui perché di origine di qui, quindi non si sa se queste persone ancora ieri sera stavano qui o no. E quindi la cosa importante è che anche chi se n'è andato lo renda noto all'amministrazione. Bisogna far capire che gli sforzi devono andare verso le persone che sicuramente sono lì. Quindi io faccio un appello affinché le persone che da qui, da questi luoghi, se ne sono andate oggi, ecco, lo comunichino alle autorità locali. Appelli arrivano anche dal campo base, dove serve tutto: acqua, cibo, coperte, medicinali. In mattinata è già tutto a disposizione. I soccorritori ora invitano tutti gli sfollati a raggiungere il punto di accoglienza per essere visitati e messi al sicuro. Noi vogliamo solamente avvertire tutta la popolazione che io, il Presidente e il Dottor Andrea Isacco siamo a disposizione per la fornitura di farmaci, quindi tutti quanti i cittadini che hanno bisogno possono fare riferimento qui a campo base, cercano noi e noi provvederemo a far loro avere tutti i farmaci di cui hanno bisogno, che normalmente usano. Chi rientra nell'appello, chi può rivolgersi a voi? Tutti i cittadini, qui è stato attivato un servizio del medico di famiglia, ci sono anche gli psichiatri che assistono la popolazione e noi abbiamo anche a disposizione una macchina della Croce Verde di San Benedetto per andare proprio a reperire fisicamente i farmaci, quindi siamo a disposizione di tutti. L'appello è di venire qui a rivolgersi a voi comunque? Sì. Si rivolgono a noi e noi provvediamo per tutto quello che sono i farmaci. Ripetiamo dove si trova il campo base. Il campo base è sul campo sportivo qui a Borgo di Acquada.